Tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi un video particolare perché indosso occhiali da vista. Questo video in collaborazione con Zinf Optional, che è un brand per quanto riguarda occhiali da vista e da sole. È un brand che fa tantissimi occhiali, una vastità di occhiali. Capite bene che dall'età di 13 anni che porto gli occhiali, considerate che ne ho 41, quindi vi posso dire anche tutte le molteplicità di occhiali che ho indossato in questi anni. Questo brand devo dire che mi è piaciuto tantissimo. Io lo avevo già visto nel canale di Antonella, i consigli di Antonella 2, e anche da Florinda, che vi metterò nell'info box i canali direttamente di queste persone che hanno fatto questa collaborazione. Io, ovviamente, appassionata di occhiali e portatrice sana di occhiali, ho subito contattato l'azienda e chiesto di fare una collaborazione. Loro sono stati gentilissimi, veramente, mi hanno risposto subito e ho visto la loro vastità di occhiali di tutte le forme, di tutte le dimensioni. Veramente hanno bellissimi occhiali. Io ovviamente vi aggiungo il link sotto per andare a vedere il loro sito, perché è fornitissimo, ci sono un sacco di occhiali sia da vista che da sole. Io li ho fatti graduati perché, avendo anche un'età un pochettino particolare, io l'ho dovuti fare nella parte di sopra, diciamo, per la lontananza, e nella parte di sotto per la vicinanza, perché in questo ultimo periodo mi si è aggravata un pochettino la vista, e quindi ho chiesto se si poteva fare e me l'hanno fatta. Sono rimasta molto molto contenta di questa azienda, veramente. E un'altra cosa da dirvi è che a prezzi veramente convenientissimi. Perché vi dico questo? Io ho diversi occhiali comprati da ottici nel mio paese, fuori paese e tutto. I prezzi oscillano tantissimo, perché poi voi cosa pagate? Pagate il brand, la marca dell'occhiale. Quindi considerate che le mie scorse lenti venivano sulle 400 euro e 200 e passa erano soltanto la montatura, quindi considerate che è un prezzo abbastanza alto, specialmente che io, per quanto riguarda le mie lenti, la mia tipologia di lente già costa 100 euro e qualcosa, perché mi manca un bel po' di vista e loro lo fanno sottile, sennò avrei quelle cose spesse enormi. Vi faccio vedere come vengono mandate in questa scatolina. Ovviamente c'era l'involucro di fuori. La marca è Zinfi, questa qui. Mi piace tantissimo anche per come arrivano, perché arrivano direttamente nella loro scatolina, che adesso vi faccio vedere. Questa è la scatola dove vi arrivano. E poi c'è all'interno il loro pannetto per quanto riguarda la pulizia degli occhiali, e poi ha un dépliant dove vi fanno vedere tipo altre montature, dove ci sono tipo le varie cose per quanto riguarda gli occhiali, la forma, le lenti e tutto. Io devo dire che mi sono trovata benissimo. Qui ti spiega anche come si devono pulire gli occhiali, ma chi è portatrice sana sa benissimo come si puliscono gli occhiali. Per quanto riguarda questa azienda, io vi ripeto, mi sono trovata benissimo. Acquisterò altri occhiali perché mi piacciono tantissimo e vorrei provare qualcosa per quanto riguarda occhiali da sole. La montatura è questa, non so se si riesce a vedere. In caso vi metterò o delle foto o il video che avevo fatto. A me piacciono tantissimo, e la cosa che mi piace di più, ora vabbè, abbiamo la ring light proprio verso di me, quindi vedete la ring light qui esposta nei miei occhiali, però se voi ci fate caso, vedete, riuscite a vedere il make-up che ho di sotto.
Cosa strana perché di solito con altro tipo di occhiali non riesco a farveli vedere mai, quindi devo sempre togliere gli occhiali e fare il video. Queste devo dire che mi piacciono tantissimo, mi piace anche il design, la forma, ovviamente sono stati scelti da me e li ho scelti proprio apposta così. Guardate, si vede anche la ricrescita, no, quella si vede normalmente. Anche senza occhiali. Va bene, questo è quello che vi volevo dire per quanto riguarda questi occhiali. Mi piacciono tantissimo e sono molto molto contenta di aver collaborato con questa azienda. Quindi vi metto il link sotto per quanto riguarda l'azienda e soprattutto la cosa più particolare è che mi hanno dato un codice sconto. Quindi se volete usufruire di questo codice sconto, giù nell'info box lo troverete e in caso ve lo metterò anche qui in sovrapprensione. Così se volete acquistare qualche paio di occhiali e volete utilizzare uno sconto che fa sempre bene. Lo utilizzerò anch'io e potete acquistare, diciamo, gli occhiali e utilizzare lo sconto. Bene, spero che mi sia fatta capire tutto perché ci tengo sinceramente. È una collaborazione che ci tengo perché io gli occhiali li indosso, quindi meglio di me chi. Oltre gli occhiali, ho fatto altri acquisti. Questi acquisti non sono proprio recenti recenti, però ve li voglio far vedere ora perché non ho avuto tempo prima, quindi nada de nada, non ho proprio nemmeno il tempo di farmi il colore ai capelli. Non so se si nota. E quindi ve li faccio vedere adesso. Stefania, passione e camicia. In poche parole, allora ho fatto alcuni acquisti, tra cui alcune camicie che venivano, diciamo, con questa borsetta. Ma la camicia in questione è questa: ha il colletto abbastanza largo che a me mi piace. A me mi piace, non si può sentire. A me piace tantissimo il fatto di questo colletto largo e anche la cosa che mi piace è che la manichetta così non si nota molto, ma indossata proprio fa quell'effetto un po' a sbuffo, che è una cosa che adoro. E poi il polsino, la stessa identica cosa per quanto riguarda il polsino, perché vi dà quell'effetto di pomposità, non so se si vede, tipo messa così se si vede, un po' di pomposità. E poi ha un bottoncino tipo dorato, una cosa del genere. E la camicia ovviamente è tutta fatta così. E poi viene in regalo questa borsettina che non c'entra nemmeno il mio cellulare, in poche parole. Però danno questa borsettina, io lo darò alle mie pupe perché ovviamente non porterei mai una borsettina, cioè 41 anni con questa borsettina anche no. Allora lo metterò qua, anche se si vedrà lo metterò qua. L'altra che vi faccio vedere è questa. Questa è stata la prima che io ho visto e la prima che avevo scelto. Ed è questa. Il tessuto è leggermente diverso. Quello è un tessuto tipo non stropicciato, però un pochettino diciamo stropicciato. Questo invece è molto più, sembra tipo seta, ma ovviamente non lo è. È sempre la stessa forma. Infatti, vedete qui è chiusa tutta a bottoncino, quella perché l'ho provata. Il colletto è fatto così e poi è fatta tutta di cuori. Il colore io lo vedo dallo schermo, lo vedo tipo azzurro, ma è invece un viola, proprio viola come il trucco che io indosso in questo momento. E mi piace tantissimo. La stessa cosa per quanto riguarda la manica, cioè non lo so se si vede la manica che è bella a palloncino ed è una cosa che mi piace. Mi sono sporcata, brava Stefania, brava, brava, mi sono sporcata. Lasciamo aperto. Ha la manica sempre a sbuffo così e alla fine ha una specie tipo di palloncino qui alla fine, mi piace tantissimo. Anche questa ha la borsetta, oddio, queste borsette. Anche questa ha la borsetta ed è molto carina anche questa, mi piace tantissimo. Queste, se non mi sbaglio, erano taglie uniche. Ora non mi ricordo bene, se non mi sbaglio sì, dovrebbero essere taglie uniche. L'unica cosa, quando le ho provate, non mi stavano di seno, non riuscivo a chiudere i bottoncini, cioè rimanevano un pochettino aperti, però col fatto che sono a dieta, spero ovviamente che riesco ad indossarle perfettamente, perché ovviamente piano piano sto dimagrendo e quindi le indosserò. L'altra che vi faccio vedere è questa. Questa è con l'azzurro ed è tutta colorata.
con tutte queste scritte, mi sembrano tipo quelle scritte anni 80 e mi è piaciuta tantissimo. La stessa cosa per quanto riguarda il colletto, le camicie sono tutte uguali, si può dire. La stessa cosa della manica, questa l'ho provata con i jeans e mi piaceva tantissimo e spero che ovviamente si abbottoni. E anche questa possiede una borsetta della stessa, diciamo, tipologia della camicia. Poi andiamo all'ultima camicia. Per questo vi ho detto Stefania Passione Camicia, anche questa è simile anni 80, a me piace tantissimo, devo dire la verità, mi strapiace. Ed è questa. Questa, al contrario delle altre, non è a sbuffo. Aspettate che c'è un po' di attaccatura del. Non è a sbuffo e il colletto è più piccolo. Mi piace tantissimo anche questa, l'ho indossata e mi strapiace, mi sta bene anche sul viso, quindi adoro. Ed è questa camicia semplicissima, così, cioè, semplicissima, così con la scritta Love, tutte le labbra, molto molto particolare. E poi la manica è sempre così, però al contrario di quella non è a sbuffo ma è dritta. Questo è il modellino più dritto, che ho preso. Mi strapiace, cioè mi piacciono queste camicie così, mi piacciono tantissimo. Allora, poi un'altra cosa che vi faccio vedere è una giacca. Allora, non è una semplice giacca, io di norma ne posseggo un'altra, sempre nera, lucida, con una coroncina qui tutta diamantata. Però quello è un modellino quello corto. Questo invece è un modellino un pochettino più lungo. È fatto così, semplice, semplice, semplice. Una blu, un blazer semplicissimo con le maniche, le tasche finte. E la particolarità sta nelle maniche che sono intrecciate, nel senso tipo a tre quarti rimangono. E questa ovviamente la immagino in questo periodo perché tra virgolette di giorno fa caldo, però la sera già si riesce a sentire quell'aria, quella freschezza nell'aria, quindi la giacca viene anche comoda metterla. E quindi avevo scelto questa qui nera perché mi serviva proprio nera, così semplice semplice come la vedete, però con questa parte di arricciata per quanto riguarda le maniche, e invece nella parte dietro è semplicissima. La particolarità sta anche perché è più lunga delle altre giacche che io posseggo. E questa è per quanto riguarda la giacca. Poi ho fatto un ordine su Pull&Bear, perché un paio di tempo fa avevo visto delle scarpe su Pull&Bear, volevo acquistarle, li cercavo. Niente, quelle scarpe erano introvabili, il numero non c'era più, sono rimaste tipo il numero 35-36. Avendo un 40-41, mi sembrava impossibile entrare, diciamo, in quella scarpa. E quindi ho lasciato perdere e pace amen. Però avevo quella sensazione che perché mi piaceva tantissimo e quindi la volevo acquistare. L'ho cercata su Amazon, l'ho cercata su tanti siti, ma non li ho trovati. E poi mi è spuntata, vi faccio vedere proprio Pull&Bear. E poi mi è spuntata su Facebook questa icona con le scarpe proprio in questione. E quindi le ho volute subito prendere. Sono arrivati in questi pacchettini con quel pacchetto grande. Vediamo perché poi ne ho presi due. Infatti, questo è l'altro. Non è lo stesso modellino ovviamente dell'anno scorso, ma è il nuovo modellino. E sinceramente abbiamo chiamato nei negozi Pull&Bear, non avevano queste scarpe, stranissima come cosa. Però sul sito c'è, infatti io le ho acquistate direttamente sul sito e le ho fatte arrivare a casa. E sto parlando di queste spettacolari scarpe di Stitch. Io adoro Stitch proprio in una forma assoluta, veramente. Manca poco e lo tatuo anch'io Stitch. Allora, mi piacciono tantissimo. Sono ovviamente attaccate così. Vediamo se riesco a farvele vedere. Vabbè, è che non li voglio appoggiare al tavolo. No, al tavolo non si appoggiano. Allora, la scarpa è così. Vedete, vediamo se riesce a inquadrare solo la scarpa e togliendo me. Ecco, guardate la bellezza di questa scarpa.
di questa scarpa ha tutto stitch, cioè oltre al disegno stitch qui che vedete in rilievo tutto colorato, vedete tutta nella scarpa qua c'è stitch tipo in fondo, come se fosse sfocato, ed è una cosa che io adoro in assoluto. I laccetti sono così colorati e la parte davanti è così ed è bellissima, e poi laterale è sempre stitch però tipo in sfondo. Ed è stupenda, veramente una bellissima scarpa, molto molto comoda. Io l'ho provata, ovviamente l'ho provata qui nel pavimento di casa. Mi piace tantissimo proprio il fatto anche di avere questi laccetti tutti colorati, ed è una cosa che io adoro. Mi piace, è bella morbida, e sinceramente questo disegno io lo adoravo. L'altro invece, quello dell'anno scorso, se non mi sbaglio, c'era Stitch con la fidanzata, che è una cosa che mi piace tantissimo. Infatti, guardo spesso i video. Guardo spesso i video di Primark, perché nei video di Primark molte persone acquistano Stitch, tutti gli oggettini, tutte le cose per quanto riguarda Stitch. Infatti non vedo l'ora che apre qui a Catania Primark, perché devo avere di tutto e di più per quanto riguarda Stitch. Quindi, mentre guardavo le scarpe, ho visto anche queste e quindi ho pensato: ma che fanno? Le prendiamo? Sono troppo troppo belle. E sto parlando di queste, cioè bellissime. A me piace il rosa, il lilla e il viola, quindi che fanno? Li prendi? Le scarpe in questione sono queste, ve le faccio vedere da vicino. E che adesso ci sono io anche in fondo, e quindi guardate, queste sono le scarpe, sono bellissime. Cioè, questo disegno è particolarissimo, veramente troppo troppo bello. Poi hai i laccetti con il viola, e nella parte di dentro ovviamente non c'è niente, sono stupende. La parte di dietro è viola con la striscetta qui rosa, veramente sono meravigliose. Ora vi dico il prezzo di ognuna. Costavano 27,99 euro, 28 euro ogni paio, quindi 28 queste e 28 Stitch, bellissime, cioè bellissime scarpe, cioè veramente la suola è così semplicissima, stupenda. Io me ne sono innamorata di queste scarpe, quindi non vedevo l'ora di farvi il video, di farvi vedere cosa ho acquistato. Bene. Per quanto riguarda questo video è tutto, ovviamente vi metterò, se vi interessa i link, voi chiedetemi i link per quanto riguarda le scarpe che ve li metterò. Per quanto riguarda gli occhiali, vi raccomando, ragazzi, vi raccomando, giù nell'info box troverete tutto, sia la descrizione degli occhiali proprio che indosso io, e soprattutto il codice sconto che voi potete utilizzare per acquistare, diciamo, un paio di occhiali, sia per quanto riguarda occhiali da vista, sia per quanto riguarda occhiali da sole. Io ringrazio tantissimo il brand per aver collaborato con me, sono molto contenta. Sicuramente prenderò anche io un altro paio di occhiali, perché mi piacciono, mi piacciono proprio come sono arrivati, la montatura e tutto, mi piace anche come mi stanno. E niente, che dirvi? Spero che il mio video vi sia piaciuto. Come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate, e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!